Ciao ragazze, oggi vi propongo il tutorial sul metodo per creare i gancetti per i ciondoli in Fimo e o Encernit. Insomma, per creare questo occhiello che poi andrà inserito nella creazione, in questo caso una fettina di torta, per poterlo poi agganciare a un braccialetto, a un orecchino, a quello che si vuole. Il gancetto si può inserire sia prima che dopo la cottura, comunque poi vi spiegherò meglio. Intanto quello che ci occorre è un pezzo di filo di ferro. Io uso quello con il filo di ferro acciaioso perché a lungo andare non si rovina come il filo di ferro normale, ma anzi rimane un po' più lucido e mantiene il suo colore nickel, diciamo. Poi ci servono due pinze a becco piatto, queste non è obbligatorio che siano con la punta arcuata, quelle che avete andranno comunque bene, la tronchesina per tagliare il filo e le pinze a becchi tondi, a becchi conici per creare l'occhiello. Io in questo caso ho usato un piccolo pezzo di metallo perché era di avanzo e non, ovviamente non lo butto via, ma lo uso appunto per i gancetti. Ma solitamente taglio un bel pezzo e li faccio in serie, almeno ne ho per un po'. Come vi dicevo, il gancetto si può inserire, scusate, sia prima che dopo. E la metodologia che uso io è, se è una creazione che non si deforma, che appunto il gancetto va in un punto un po' nascosto, la inserisco prima della cottura e poi dopo la fisso con della colla. Va benissimo l'attack, oppure se è una cosa che so che rischia la deformazione, come può essere la fettina di torta. Io adesso prendo per esempio questo qua, che tanto è stata la prova che ha fatto un bambino a casa per farlo giocare un po', e uso un trapanino da miniatura. Ha una punta molto sottile, sono trappolini apposta per questi tipi di lavoro, li potete trovare in quei negozietti che vendono, non so se l'avete mai visto, quelle miniature molto piccole da dipingere. Chiedete un trappolino da miniatura, questa è una punta da 1 mm di diametro e niente, non costa molto, dovrebbe costare intorno ai 5-6 euro. È pratico un foro, premendo e dando una leggera pressione, vedete che poi si formano dei trucioli. Io solitamente, poi mettendoci la punta di colla, non vado più di qualche millimetro, massimo mezzo centimetro dentro la creazione, e vedete che si è praticato il foro. Ora, mettiamolo da parte e creiamo il gancetto. Prendete il vostro pezzo di filo di ferro, filo di acciaio, e lo impugnate con un paio di pinze, diciamo a circa 1 cm di sporgenza. Poi con l'altra pinza a punte piatte lo piegate a L. Questo passaggio a L io ormai che ho preso la manualità non lo faccio neanche più, lo sistemo dopo, però magari a voi che siete alle prime armi non riuscite, potete farlo tranquillamente, quindi poi avete questa situazione. Poi prendete le punte scusate, le pinze a becchi conici, le impugnate il filo nella parte, nella grandezza che più desiderate, perché ovviamente sono più strette in punta e più larghe alla base. E non so se riuscite a vedere bene, vedete? Prendo, lo impugno e senza far superare la punta del filo di ferro diciamo, poi al perimetro delle cose, non mi pungo se faccio così, diciamo, e ruoto. Questo qua, vedete che pian pianino si sta formando il nostro gancetto. Inserite di nuovo e ruotate fino a che l'occhiello, scusate, era andata fuori, non si chiude. Poi prendete saldamente più vicino alla base e se è un po' storto lo piegate fino a renderlo dritto e lo allineate
aggiustate un po' con le pinze. Il nostro occhiello è fatto. Ora tagliamo la lunghezza che desideriamo con la tronchesina, diciamo un centimetro scarso. Questo poi io lo userò ancora per fare un altro gancetto più piccolo. Non butto via quasi niente. Lo inserisco nel foro a vedere se la lunghezza è adatta. Sarà un po' troppo lungo per il foro che ho praticato, togliamo via ancora un pezzettino. Vedete? Ora, non è che si ferma, ovviamente. Prendiamo la nostra colla, lo inseriamo in parte lasciando la congiunzione delle due parti fuori. Ci facciamo cadere la nostra goccina di colla, ne basta veramente una parte, proprio pochissimo, e lo inseriamo nuovamente. Questo servirà a far sì che non si muova più, e questo è un metodo sia post cottura, quindi quando pratichiamo il foro con il trapano, sia per i ciondoli a cui il gancetto è stato inserito prima della cottura, perché se voi fate caso tirandolo viene via, quindi tirate via in parte non si è ancora asciugata la colla, il vostro gancetto, mettete la punta di colla, la super attack va bene, o comunque un altro tipo di colla, un chain acrilato comunque va benissimo, e aspettate qualche secondo e adesso il gancetto è completamente fermo e il nostro ciondolo è pronto da appendere. Niente, adesso farò poi un altro video su una piccola sorpresa e dei ringraziamenti. Ciao ragazze, ciao!